Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione del TG6 che apriamo con la cronaca giudiziaria. Condanna pesante per l'ex patron di Villa Pini, Vincenzo Angelini. Il Tribunale lo ha riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta. Sono state condannate anche la moglie e la figlia. Il servizio di Alfredo Primante. 10 anni di carcere, la condanna pesantissima che il Tribunale di Chieti ha inflitto all'ex patron del gruppo Villa Pini, Vincenzo Angelini, accusato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Condanna di poco inferiore alla richiesta della Procura Teatina, che attraverso il procuratore Pietro Mennini e il suo sostituto Giuseppe Falasca avevano chiesto 12 anni di reclusione. Assieme ad Enzo Angelini condannata anche la moglie Anna Maria Sollecito a 5 anni e 5 mesi e la figlia Chiara a 4 anni e 5 mesi. Invece sono stati assolti, perché il fatto non costituisce reato, Lorenzo Appignani, Eugenio Ascione e Giovito Di Nicola, i tre componenti del collegio sindacale di Novafin Holding del gruppo Villa Pini, per i quali la procura aveva invece chiesto 5 anni di reclusione per omesso controllo. Il crack del gruppo Villa Pini è uno dei più ingenti della storia recente italiana, quantificato dalla curatela fallimentare in 1 miliardo di euro, mentre secondo la difesa di Angelini varrebbe 380 milioni. Non è passata la linea dei legali di Angelini, che hanno sostenuto, per ribattere all'accusa di aver sottratto milioni di euro alle casse di Villa Pini, che il fallimento fosse dovuto ai mancati introiti da 150 milioni di euro a seguito della chiusura dei rubinetti da parte delle ASL regionali. Una tesi questa che si lega a doppio filo ad un altro processo, quello Sanitopoli. In quel caso Angelini è stato il grande accusatore che, con le sue rivelazioni alla procura di Pescara su mazzette pagate alla politica regionale, fece scattare nel 2008 la maxi inchiesta che portò all'arresto dell'allora governatore Ottaviano Del Turco e alla decapitazione della giunta regionale di centrosinistra. Ultima udienza in Corte d'Appello oggi all'Aquila del processo Sanitopoli. Protagonista la difesa dell'ex presidente della regione Ottaviano Del Turco, condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi. Il servizio di Filippo Tronca. Sono sereno, comunque sono un combattente non solo per la mia innocenza, ma anche per la trasparenza della vita giudiziaria e politica. Cioè, una condanna di qualche anno fa, spero che il tempo abbia convinto tutti che forse va cambiata la sentenza. Un Ottaviano Del Turco sereno e combattivo a pochi minuti dall'avvio del processo di appello di Sanitopoli, oramai alle battute finali. Protagonista della nuova udienza la difesa, oltre a quella di Del Turco, condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi, quella di Camillo Cesarone, suo ex consigliere regionale, condannato a 9 anni, e il suo braccio destro, Lamberto Quarta, 6 anni e 6 mesi. Condanne che il procuratore generale Ettore Picardi in sede di appello ha chiesto di confermare, seppure con una riduzione di pena. La difesa continua invece a chiedere l'assoluzione. E i motivi li ha ribaditi in aula questa mattina al presidente del collegio dei giudici Luigi Catelli, uno degli avvocati di Del Turco, Gian Domenico Cagliazza, nel corso di un'appassionata arringa che ha fatto strame di una sentenza basata, a suo dire, su fantomatiche tangenti da oltre 6 milioni di euro versate dal poco credibile imprenditore della sanità privata Vincenzo Angelini. Sentenza definita un campionario stupefacente di insensatezze, senza nessuna tenuta logica, basata sui soliloqui di Angelini e non su prove e riscontri fattuali. Cagliazza ha dunque ripercorso gli anni cruciali delle politiche sanitarie abruzzesi tra il 2007 e il 2008, ricordando tutti i tagli ai principeschi budget delle cliniche private operate proprio da Del Turco, 100 milioni in meno di 2 anni, e controlli e le ispezioni da Del Turco introdotte sulle fatture emesse, fino allora pagate a occhi chiusi. Centrale per Cagliazza la deposizione nel processo di Emilio Di Ninni, ex presidente della commissione ispettiva. Noi ci siamo posti il problema che non emergeva da questo tipo di verifica predisposta nessun dato che in effetti rendesse, diciamo, conto delle prestazioni effettivamente eseguite. Cioè c'erano esclusivamente delle fatture, non c'erano degli epiloghi di attività. Tant'è che li abbiamo dovuti richiedere noi alle strutture all'epoca. Appena arrivati abbiamo istituito dei flussi di informazioni, quindi abbiamo chiesto a tutte le strutture di darci riscontro delle fatture emesse. Diciamo, avete fatturato queste cose, ma che cosa avete fatto? E dunque l'aspetto stupefacente e logico della sentenza di primo grado, ha proseguito il ragionamento illegale di Del Turco, è lo scenario secondo il quale un imprenditore ha continuato a pagare mazzette ad un presidente della regione descritto come un satrapo affamato di soldi, che però intanto continuava a tagliargli il budget, a passare al setaccio le prestazioni inappropriate della sua clinica. Altro protagonista dell'udienza di oggi l'avvocato Giuliano Milia, che difende Lamberto Quarta, Camillo Cesarone e ancora Ottaviano Del Turco. La sentenza d'appello, dopo eventuali controrepliche, potrebbe arrivare entro novembre.
L'ex capo dipartimento della protezione civile Guido Bertolaso andrà a processo per omicidio colposo e lesioni il prossimo 20 novembre al Tribunale dell'Aquila nell'ambito del processo Grandi Rischi bis, il servizio di Germana D'Orazio. L'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso andrà a processo per omicidio colposo e lesioni il prossimo 20 novembre nel Tribunale dell'Aquila nell'ambito del processo Grandi Rischi bis. Il GUP del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, ha rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio colposo plurimo l'ex capo della protezione civile. Quella discussa in sede di udienza preliminare fa parte di un procedimento satellite che riguarda il filone principale sulla commissione Grandi Rischi, che ora si trova in Cassazione e che verrà discussa il 19 novembre, ovvero il giorno prima in cui Bertolaso dovrà comparire dinanzi al Tribunale dell'Aquila come imputato. Bertolaso, ricordiamo, è accusato di essere stato il presunto ispiratore della riunione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo del 2009. Durante la riunione sarebbe stato dato il messaggio rassicurante relativo all'improbabilità di un forte terremoto, evento che poi accadde il 6 aprile, provocando 309 morti e numerosi feriti. La Procura Generale aveva avocato il procedimento su richiesta delle parti civili. Secondo l'avvocato generale Romolo Como e il sostituto Domenico Castellani, l'accusa verso Bertolaso sarebbe consistita nell'intento di contrastare pretesi allarmismi per la previsione di un grande evento sismico. Nel mirino c'è la telefonata tra l'ex assessore regionale alla protezione civile Daniela Stati e l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Nella telefonata Bertolaso parlava della convocazione della riunione Grandi Rischi con i massimi esperti di terremoti in Italia come di un'operazione mediatica per tranquillizzare la popolazione. Con questa impostazione della riunione, secondo l'accusa, Bertolaso aveva indotto in questo modo anche gli scienziati partecipanti alla riunione a indirizzare l'esame della questione sulla primaria necessità di evitare allarmismi tra la popolazione e valutare dunque con superficialità il reale rischio di un grave evento sismico, nonché i rappresentanti politici locali e gli organi di informazione a rassicurare i cittadini sull'inesistente o bassa probabilità di un forte terremoto. Sempre secondo l'accusa, per effetto di queste condotte le vittime si erano convinte a restare in casa, superando il timore e abbandonando le precauzioni in vista di un evento più grave dopo le numerose e crescenti scosse di terremoto, rimanendo poi coinvolte nel crollo dei propri edifici. Un incidente stradale avvenuto sulla piana del Fucino alle prime luci dell'alba di questa mattina, il bilancio di due morti. E di due morti il bilancio di questa giornata in Marsica. Un camionista dell'Est Europa, TD di 50 anni, è morto dopo che il camion che guidava si è ribaltato parzialmente a causa del manto stradale scivoloso in un canale del Fucino sulla strada 13. L'uomo, dopo aver tentato di riportare il veicolo sulla carreggiata, a causa di un arresto cardiocircolatorio è deceduto. Sul posto sono intervenuti il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della compagnia di Avezzano e carabinieri della caserma di Celano per effettuare i rilievi del caso. Si riaccende così anche la questione della viabilità della piana del Fucino, troppe le morti registrate nei canali. Si ricorda a proposito anche la manifestazione del guardrail umano realizzata dai lavoratori di Telespazio. Sempre nella mattinata di oggi, in un paese della Marsica orientale invece si è tolto la vita un operaio di 58 anni. Ritrovato privo di vita dai familiari, l'uomo lascia tre figli e la moglie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Avezzano. Paura nella notte a Pescara per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di Via di Sotto. Le fiamme, per cause ancora da accertare, sono divampate intorno alle 3. Una donna è rimasta leggermente intossicata ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Trasportata in ospedale è stata dimessa poco dopo. Lo stabile di 14 appartamenti è stato evacuato, a eccezione di alcune persone con problemi di deambulazione. Per far uscire le persone dagli appartamenti dei piani più alti, i vigili del fuoco hanno utilizzato l'autoscale. Sul posto i vigili stanno ancora operando. Sono intervenuti anche i carabinieri. Nulla
Arriva di fatto questa mattina a Bussi, dove era prevista la firma dell'accordo di programma per la bonifica e reindustrializzazione del sito produttivo ex Solvay. A fare saltare l'accordo sono state le osservazioni al testo dell'accordo da parte del Ministero dell'Ambiente. Il servizio. È saltata la firma sull'accordo di programma per la bonifica e la reindustrializzazione del sito di Bussi sul Tirino in provincia di Pescara questa mattina alla riunione della conferenza dei servizi che avrebbe dovuto sancire la ratifica dell'intesa. Non si sono presentati né i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente né quelli della Regione Abruzzo. Presenti invece le altre parti interessate, il commissario straordinario Adriano Goio e gli esponenti del comune di Bussi, della provincia di Pescara, della Solvay e del nuovo investitore Filippi Farmaceutica. La Solvay, che in un comunicato del luglio scorso aveva indicato il 31 di ottobre come termine ultimo per aderire al percorso tracciato nell'accordo di programma, ha fatto sapere tramite i suoi responsabili che da adesso in poi si ritiene libera di assumere altre iniziative. Decisiva per il fallimento dell'intesa, la missiva inviata nella giornata di ieri dal direttore generale del Ministero dell'Ambiente Maurizio Pernice, che ha di fatto bocciato l'accordo, sottolineando una serie di carenze formali, in particolare l'assenza di riferimenti normativi che consentano la partecipazione dei privati. La mossa del direttore generale del Ministero ha spinto la Regione Abruzzo ad inviare un messaggio al comune di Bussi, nel quale ha spiegato di essere sostanzialmente in sintonia con il percorso avviato, ma di essere intenzionata ad attendere le osservazioni formali che il Ministero dell'Ambiente avanzerà nei prossimi giorni. Lunedì prossimo il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, spedirà a tutte le parti coinvolte una nuova versione della bozza di accordo, emendata con i suggerimenti e le osservazioni di tutti coloro che hanno preso parte alla riunione odierna. Solo dopo che arriveranno le osservazioni formali del Ministero, però, sarà possibile convocare una nuova riunione della conferenza dei servizi. Tre nuove sale parto inaugurate all'ospedale Mazzini di Teramo, un investimento da 1.800.000 euro, e questa mattina c'era anche l'assessore alla sanità Silvio Paolucci. Il servizio di Elisa Leuzzo. Dopo 40 anni è stata fatta una sala parto nuova, moderna, tecnologica, efficiente in questa struttura, che è una struttura molto vecchia. È costata meno di 2 milioni di euro, sono stati lavori realizzati in soli 3 mesi e mezzo, grazie all'impegno di una ditta di Teramo e della ASL di Teramo, e lo dico anche... Fin quanto c'è la ASL a Teramo, sicuramente queste cose potranno essere governate. E l'importante è però che rimettiamo in sicurezza tutto il percorso nascita. Credo che, insomma, la struttura di oggi possa garantire il paziente, possa garantire la donna e il nascituro. Nei prossimi mesi amplieremo la parte relativa agli ambulatori e così sarà completato l'intervento su Teramo. Assessore Paolucci, è nel giorno dell'inaugurazione delle sale parto qui all'ospedale di Teramo, Atri denuncia è solo un bluff. Assolutamente no, bisogna cambiare la sanità e soprattutto il percorso nascita deve essere molto più sicuro di quello ereditato. Noi stiamo facendo dei lavori a dimostrazione che abbiamo speso di più sul materno infantile per la sicurezza delle madri e dei nascituri. Attiviamo per la prima volta la STEN e la STAM in provincia di Teramo e quindi noi mettiamo in campo un'operazione che dà più qualità e soprattutto più sicurezza ai bambini. E nel giorno dell'inaugurazione il sindaco di Teramo non perde occasione per ricordare che la presenza della dirigenza amministrativa e sanitaria, figura a rischio in vista della riorganizzazione della sanità, garantisce una percezione più rapida e profonda delle esigenze dei cittadini. Oggi va fatto un plauso al direttore generale, all'ASL di Teramo, in una prospettiva che non mi lascia tranquillo. La prospettiva è quella dell'ASL unica, io non condivido questo percorso, noi stiamo sbagliando, la regione sta sbagliando. Io ritengo, e ho buoni motivi per farlo, che ci sarà che peggiorerà i servizi ai cittadini, perché vede, la presenza di un direttore generale sul posto che quotidianamente si occupa dei problemi insieme al suo direttore sanitario, un direttore generale uno non lo potrà fare, e questa è la prova provata della presenza, della costanza del lavoro, in questo caso del dottor Fagnano, per risolvere un problema importante. Ecco perché ritengo che il territorio debba avere il suo punto di riferimento sul posto, a Teramo, così come all'Aquila, così come a Pescara e così come a Chieti. Una tavola rotonda questa mattina all'Aurum di Pescara per parlare dell'importanza dei fondi europei e delle grandi opportunità per la regione Abruzzo. Il servizio di Paolo Renzetti.
direi al territorio di partecipare, di essere presente, di non sottovalutare le potenzialità, le capacità di questi fondi europei. Non sono molti questi fondi, abbiamo poco più di 200 milioni di euro, quindi abbiamo l'obbligo morale di fronte al contribuente, di fronte a noi tutti che paghiamo le tasse, di avere il massimo rendimento da questi fondi. Dobbiamo rinunciare alla dispersione, dobbiamo rinunciare agli sprechi e dobbiamo fare il massimo realmente per avere dei progetti di qualità. Che cosa vuol dire avere dei progetti di qualità? Vuol dire essere capaci di selezionare i progetti capaci di ottenere posti di lavoro e di aumentare la prosperità di questa regione. Quindi bando agli sprechi, bando alle perdite di tempo e soprattutto qualità al primo posto. La Commissione, come anche dalle parole del dottor Nigri è emerso, ha preteso un piano di rafforzamento amministrativo, che significa precisazione procedurale, precisazione di competenze, precisazione organizzativa. Il dato adesso è uno: noi siamo stati tra le prime regioni ad aver approvato il PORFESR. Noi adesso ci dobbiamo concentrare per evitare, primo, il disperdersi rispetto agli obiettivi strategici che la regione deve conseguire. Secondo, dobbiamo puntare dallo speso alla qualità dei risultati. Terzo, organizzare un sistema di monitoraggio che faccia venire fuori davvero un profilo di efficacia. Noi oggi abbiamo voluto dare piena trasparenza, grande pubblicità, abbiamo anche una diretta via streaming, stiamo utilizzando i social media per andare a informare tutta l'imprenditoria abruzzese, in particolare i più giovani, i più innovativi, delle opportunità, dei 231 e oltre milioni di opportunità offerti dalla nuova programmazione 14-20. Per noi è importante che si creino occasioni di lavoro in un senso diverso rispetto al passato. Lunedì, dopo tanto tempo e dopo tante contestazioni e incomprensioni, si era arrivati alla sottoscrizione del contratto per i lavoratori della TUA, la fusione di GTM, Sangritana e ARPA. Presenti tutti i sindacati, ma alla fine a non firmare è stata l'UGL. Allora oggi hanno detto una conferenza stampa per spiegare le motivazioni. Vediamo. L'UGL dice no al contratto per i lavoratori della TUA. Avevate intrapreso un percorso comune con la CGL, poi cosa è successo? Cosa è successo? Che noi abbiamo cercato di rimanere coerenti con quello che era stato intanto il mandato dei lavoratori, e quindi la decisione di non firmare non è stata una decisione a cuor leggero, è stata una decisione sofferta, proprio perché poi alla fine abbiamo capito che eravamo gli unici a non firmare, perché a rimetterci nella maggior parte dei casi erano proprio gli autisti, che sono quelli che fanno funzionare proprio il trasporto pubblico locale. La prima cosa, vanno resi produttivi almeno 100 impiegati. Dopo vanno tolto tutta l'indennità ai quadri, che in qualche modo non gli è stato tolto nulla. E dopo c'è la questione dei dirigenti, perché addirittura sono aumentate le aree dirigenziali. E i dirigenti di nomina politica, come l'ex direttore di GTM, come l'ex presidente di Sangritana, dovevano andare a casa, però nonostante tutto sono stati riconfermati in azienda, e a pagare il tutto adesso è solo il personale viaggiante gomma, perché il ferro ha avuto tutto. Ci sarebbe poi una problematica che riguarda anche i nuovi assunti? I nuovi assunti sono stati contentati a pane e acqua, in sostanza 160 euro in 12 anni, quindi fa 20 euro al mese in sostanza. Io non vedo una cosa giusta, i nuovi assunti devono prendere lo stesso stipendio come quelli già esistenti in azienda, al limite si può fare un discorso graduale, ma comunque dopo 2-3 anni devono andare al regime. Il Tribunale di Teramo ha intitolato un'aula a Giorgio Ambrosoli. L'aula ospiterà un ufficio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Teramo e importante è stata la partecipazione di tutte le istituzioni, il servizio. Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dell'aula che ospiterà all'interno del Tribunale di Teramo l'ufficio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, un'aula che è stata dedicata a Giorgio Ambrosoli. La straordinaria figura di questo servitore dello Stato, questo eroe silenzioso, di quest'uomo coraggioso che ha anteposto il senso del dovere e la volontà ferrea di applicare la legge nei confronti di tutti fino all'estremo sacrificio.
vissuto con estremo sacrificio, verificatosi proprio per il modo straordinario di svolgere un servizio pubblico nell'interesse esclusivo della collettività. Un simbolo in una stagione in cui ancora la nostra società, per fortuna, non più attraversata da una stagione di violenza così assurda e così feroce, però vive ancora drammaticamente il problema dei rapporti sbagliati tra istituzioni pubbliche, criminalità organizzata, economica, eccetera. Quindi un simbolo fondamentale. Nella motivazione, il Consiglio dell'Ordine ha voluto rendere solenne omaggio al professionista che ha scelto di stare dalla parte della legalità, dello Stato, mostrando una profonda coerenza e libertà professionale e di pensiero. La messa a disposizione nei luoghi della giustizia di uno spazio offerto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti con il contributo del Tribunale per l'attività degli uni e degli altri contemporaneamente, per il Tribunale dell'esecuzione in modo particolare. È bello vedere questa partecipazione tra diverse componenti che abitano una stessa istituzione o, se vogliamo, che tengono vivo uno stesso ordinamento. Il ricordo più grande che ha di suo padre? L'esempio di come sia possibile rimanere liberi e attraverso la propria libertà vivere la propria responsabilità. Importante infatti questa mattina la presenza di tutte le istituzioni. Ci sono dei momenti in cui la società civile si incontra con le istituzioni. Giorgio Ambrosoli personifica questo incontro. Quest'aula rappresenta l'incontro fra un ordine professionale della società civile e l'istituzione tribunale. Dopo 35 anni cambia la presidenza della Confcommercio di Pescara. Lascia Ezio Ardizzi e arriva Francesco Danelli. Dopo oltre 30 anni Ezio Ardizzi lascia la presidenza della Confcommercio di Pescara. Al suo posto arriva Francesco Danelli, un cambio all'insegna della continuità con Ardizzi che resterà presidente vicario dell'associazione. La continuità è necessaria per guardare avanti nel futuro e quindi ci vuole sempre qualcuno del passato che traghetta le proprie esperienze alle nuove leve. Gli obiettivi sono quelli naturali dell'associazione, cioè il bene della città e della sua provincia. Arriva al vertice dell'associazione in un momento ovviamente a livello nazionale non facile per il commercio, per il terzo settore in generale. Secondo lei il futuro prossimo, come dicono anche i numeri a disposizione, potrebbe essere più roseo? Sì, ma ci vorrà del tempo, niente avviene così all'improvviso. Occorre anche che le istituzioni aiutino la città a crescere, occorrono vie di comunicazioni più rapide, un po' di tutto, quindi occorre collaborare con le istituzioni affinché questo avvenga. Lei lascia la presidenza di Confcommercio Pescara, ma resta presidente vicario perché questa è un po' la sua creatura. Non emozionato, più alleggerito, peso di meno oggi, perché ho scaricato su Franco Danelli, ma sulla nuova giunta, una serie di responsabilità, di pesi, di oneri. Rimango, perché questa creatura ha bisogno di, anche perché come facevo a dire di no a Danelli, a darmi una mano per un periodo, 6 mesi, 8 mesi, e poi vanno da soli, sono bravi. 8 undicesimi rinnovati significa che c'è una squadra che ha i muscoli pronti per correre. Noi eravamo datati, tra virgolette, 8 undicesimi è una rivoluzione copernicana. Sul caso dei due consiglieri di Fratelli d'Italia che hanno lasciato la giunta del sindaco Brucchi a Teramo, interviene anche il consigliere di maggioranza Alfonso Di Sabatino Martina. Vediamo. Nella giunta guidata dal sindaco di Teramo persiste il malcontento tra i consiglieri non solo d'opposizione ma anche di maggioranza. Dopo l'uscita di Sbraccia e Micheli di Fratelli d'Italia, infatti, interviene tra gli altri anche il consigliere Dodo Di Sabatino. Mi sembra ci siano varie anime di questa crisi o di questo, diciamo, momento di confronto, perché io lo definirei più in questi termini. Ovviamente presuppone la risoluzione di quello che sono degli equilibri politici e soprattutto anche di carattere amministrativo. Noi siamo fiduciosi che il sindaco abbia intenzione, insomma, di ragionare davvero attorno a quello che, secondo la mia lista e secondo il sottoscritto, non rappresenta un momento di quadra politica complessiva. Adesso vediamo che tipo di atteggiamento ci sarà e poi nei prossimi mesi
chiaramente trarremo anche le nostre considerazioni. Impasto di giunta mai fatto, ma annunciato circa a febbraio scorso. Probabilmente quindi le criticità sono altre. Quando si parla di crisi si parla probabilmente anche di questo, cioè della, se vogliamo, dell'eccessivo lassismo e dell'eccessivo attendismo che si è utilizzato. Peraltro lo ricorderei ai cittadini che nessuno ha chiesto che si facesse un rimpasto di giunta. Sottoscritto non ha mai chiesto un rimpasto di giunta. Chi lo ha annunciato verosimilmente poi si è scordato di averlo fatto e lo ha protratto fino a novembre. Oggi siamo al 31 di ottobre, per cui lei capisce che questo atteggiamento farebbe perdere la pazienza anche al più paziente dei consiglieri comunali. Riforma costituzionale, cosa cambia per comuni e cittadini? È stato il tema del convegno organizzato dal PD di Penne, che ha visto la presenza dell'onorevole Valeria Valente, organizzatrice di Rifare l'Italia. Il servizio è di Antonio Recanati. L'onorevole Valeria Valente del Partito Democratico e organizzatrice di Rifare l'Italia ha presenziato a Penne al convegno organizzato dal locale circolo del PD sulla riforma costituzionale. Ma una riforma attesa da anni, una riforma volta ad alleggerire l'organizzazione dello Stato, a rendere fare un'organizzazione in qualche modo più funzionale alle esigenze dei cittadini e dei territori, e soprattutto il modo per garantire tempi adeguati nella formazione delle leggi, procedimenti legislativi più veloci, più rapidi, e direi una risposta anche di credibilità e di serietà della politica, che si era impegnata ad arrivare a questo risultato e ha mantenuto l'impegno preso con i cittadini. Sì, è una svolta epocale. Credo che dopo tantissimi anni c'è una modifica sostanziale a questo bicameralismo perfetto, che comunque conserva il ruolo del Senato e dei senatori con una forma diversa. Questa sera noi più che altro analizzeremo questi aspetti, queste modifiche epocali e le ripercussioni che avrà sui comuni, sulle province e quindi sui territori. Ognuno di noi proverà a dare il suo contributo e dare anche qualche suggerimento, perché come tutte le svolte, come tutte le soluzioni epocali come queste, ovviamente soffre di alcune ripercussioni che poi danneggiano e vanno a colpire la qualità dei servizi sul territorio. È stata inaugurata a Castel di Sangro la nuova pista ciclabile e sono stati annunciati anche nuovi finanziamenti per lo sviluppo rurale delle aree interne. Il servizio. Riparte il turismo della regione Abruzzo. A tagliare il nastro di inaugurazione della nuova pista ciclabile Castel di Sangro Scontrone, l'assessore regionale alle politiche agricole, di sviluppo rurale, cicloturismo e contratti di fiume Dino Pepe, assieme al sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, al presidente del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro Domenico Mastro Giovanni. La regione punta sul turismo attraverso dei progetti di innovazione tecnologica. Sì, oggi inauguriamo qui a Castel di Sangro una pista ciclopedonale finanziata dal piano di sviluppo rurale 2007-2013, investimenti importanti che attraverso i fondi strutturali europei noi riusciamo a fare sia lungo la costa ma anche e soprattutto sulle aree interne. Crediamo molto alle potenzialità delle aree interne del nostro Abruzzo, caratterizzate da oltre il 40% di territorio di aree protette e di aree che possono sviluppare attività soprattutto turistiche. Un percorso, quello riservato alle due ruote, è costato complessivamente 395.000 euro. La pista, che sarà lunga 5 km in totale, è stata inaugurata per il primo lotto. A tutti gli effetti alla concretizzazione del nostro piano di sviluppo locale, ovvero una serie di investimenti materiali, come quello che inauguriamo, e immateriali, come la web TV, che hanno come obiettivo quello di far entrare questo sistema locale nel mercato globale attraverso un miglioramento della accessibilità di questo territorio, ma anche della sua attrattività come territorio locale in un contesto globale. L'importanza del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro sul nostro territorio. È una specie di motore di sviluppo e quindi una specie di agenzia che mette insieme le migliori forze sia pubbliche che dell'imprenditoria privata al servizio dello sviluppo, che è competitività e sostenibilità allo stesso tempo. Campli promuove le proprie tipicità artigianali ed enogastronomiche con la grande festa di Ogni Santi, in programma domenica 1 novembre. È la quinta edizione della manifestazione promossa dalla locale associazione commercianti Campli Domani, in collaborazione anche con l'amministrazione comunale. Il servizio. La città farnese promuove le proprie tipicità artigianali ed enogastronomiche con la grande festa di Ogni Santi, in programma domenica 1 novembre. La manifestazione è promossa dalla locale associazione commercianti Campli Domani, in collaborazione con l'amministrazione comunale.
Proponiamo le castagne carta arroste che cuoceremo in un grande recipiente, quindi molto scenografica sarà la cosa. Poi proporremo piatti della cucina abruzzese, quali la polenta con le salsicce, con i funghi. Poi saranno i ristoratori a proporre magari anche altre prelibatezze. Poi per allietare il pomeriggio ci saranno due band, un complesso suonerà in piazza e ci sarà anche un bel falò che allieterà il pomeriggio. Un altro gruppo suonerà nell'altra piazzetta in modo da animare anche tutto il corso e tutto il paese, diciamo. Una vetrina importante, ha spiegato il sindaco Quaresimale, per chi volesse esporre e vendere i propri prodotti e può rivolgersi al nostro ufficio turistico per informazioni e prenotazione dei posti. Sulla pagina Facebook abbiamo pubblicizzato il fatto che chiunque può venire, produttori, hobbisti, affinché l'offerta venga ampliata. Domenica mattina ci sarà il tradizionale mercato domenicale e poi a partire dalle 13 ci sarà questa bellissima iniziativa. Speriamo che il tempo sia buono e venga tantissima gente. Questo evento è molto importante per il territorio, anche per valorizzare la castagna, un nostro prodotto di eccellenza che ancora non viene trattato, per fortuna, no? I nostri castagneti ancora sono integri. Quando noi organizziamo gli eventi ascoltiamo molto i cittadini, perché è importante, non ci arroghiamo la presunzione di sapere tutto e quindi si crea questa bella sinergia col territorio. Ora apriamo la pagina dello sport, una seduta di rifinitura nel pomeriggio per il Pescara, in dubbio l'impiego del difensore Ugo Campagnaro che in questi giorni non si è allenato a pieno regime e adesso ascoltiamo invece quelle che sono le dichiarazioni del tecnico Massimo Oddo che presenta la partita di cartello di domani all'Adriatico Cornacchia con la capolista Crotone, il servizio di Andrea Costantini. È un allenatore che ha idee, è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, che fa dell'agonismo, della corsa, le sue caratteristiche principali, sfruttando una certa compattezza di squadra, ama attaccare con tanti uomini, penso che nessuno si sarebbe aspettato il Crotone primo in classifica dopo 9 giornate. Però tanti sarebbero aspettati qualche sorpresa, non mi faccio condizionare dalle diffide o dalle convocazioni nazionali, io valuto partita dopo partita e valuto il fatto che quel tipo di giocatore possa essere non forte, perché forte lo sono tutti, funzionale a quel tipo di partita. Le caratteristiche del Crotone sono quelle, non credo che sia una squadra che si faccia intimorire da nessuna squadra, prova ad andare a fare la partita e ha i suoi concetti indipendentemente dalla squadra che affronta. È una squadra aggressiva, è una squadra che corre tanto, è una squadra che attacca con tanti giocatori e difende con tanti giocatori, che fa dell'agonismo la sua caratteristica principale, volano sulle ali dell'entusiasmo, che sono primi ovviamente, e l'entusiasmo sappiamo che fa tantissimo, e di fronte ci deve essere una squadra che sarà più o meno simile. Noi ci piace fare quello, ci piace cercare di andare a prendere in avanti l'avversario, in tre passaggi andare al tiro, ed è quello che proviamo sempre a fare. Il Crotone più o meno è simile a noi, magari ha delle caratteristiche un po' più, ma soprattutto nel modulo da ripartenza. Il rapporto che c'è tra me e la società è un rapporto che c'è soprattutto a inizio anno, quando c'è il mercato, poi continuo perché ovviamente si parla, si discute e quant'altro, però noi siamo concentrati sul terreno verde, sugli allenamenti, sulle partite, quindi quello che succede fuori non ci interessa, o meglio, non è che non ci interessa, non ci tocca più di tanto, noi siamo concentrati ad andare sul campo, allenarci bene e fare bene la domenica. Ed ora ci ascoltiamo le dichiarazioni pre-gara del tecnico del Crotone, Ivan Juric, e il capitano Clayton Dos Santos. C'è questa partita
Sarà molto difficile perché giochiamo contro una grande squadra con grandi giocatori, poi il Presidente non ha giocato. Assolutamente, perché questi 95 minuti che abbiamo fatto noi stasera, credetemi, sono molto dispendiosi, non è stata assolutamente una partita semplice, perché certe partite in casa abbiamo fatto che andavamo in vantaggio 3-0, che è altra roba, o che magari giochi 11 contro 10, che dispendi meno energie. Questa partita è stata veramente ottima, bellissima, poi peccato, diciamo, che non ci troviamo alla pari, no? Ma noi dobbiamo andare là e esprimere il nostro calcio, quello che abbiamo fatto questa sera, abbiamo fatto nelle ultime partite anche a Ascoli, quindi andare là consapevole della qualità e della forza dell'avversario, rispettarli e andare là a giocare una partita a viso aperto. Un'ultima battuta, pensi che da adesso in poi le squadre aspetteranno il Crotone in una maniera diversa rispetto a prima, magari con più, la studieranno di più, avranno più, diciamo, più timore tra virgolette? No, quello credo già di sì, perché sono già passate 10 partite, quindi avevano avuto il modo di studiarcene anche come noi facciamo a loro, anche loro avevano fatto su di noi, quindi. Però noi, se continuiamo così a questi ritmi, giocando con questo calcio qua, credo che possiamo veramente toglierci delle grosse soddisfazioni. Domani alle 15 la Virtus Lanciano affronterà la prima delle due trasferte consecutive a Cesena. Il compito dei ragazzi di Roberto D'Aversa è quasi proibitivo. Al Manuzzi, bianconeri e romagnoli finora hanno sempre vinto. Sarà una giornata speciale per l'ex Guido Marilungo, che spera in una maglia da titolare. Vediamo. Non essere una vittima sacrificale. La Virtus Lanciano domani al Manuzzi di Cesena, sulla carta una mission impossible, ma le indicazioni date dal tecnico D'Aversa sono improntate ovviamente a giocarsela con le proprie armi per portare via punti dalla Romagna. Cosa che al momento non è riuscita a nessun'altra squadra. Il Cesena tra le mura amiche ha vinto sempre, 5 su 5, macchina da punti e macchina da gol. 13 reti su 19 sono state segnate al Manuzzi. Se le cose sul campo procedono bene, il Cesena è ad un punto dalla vetta e condivide il secondo posto con il Cagliari, le preoccupazioni arrivano sul fronte della Procura federale, che ha chiesto al Tribunale un punto di penalizzazione a carico della società cesenate per il mancato rispetto del parametro patrimonio attivo contabile. Il verdetto la prossima settimana. Sul fronte formazione sono in dubbio Perico e Garritano, usciti di malconci dalla gara con il Como, poco male per il tecnico Drago, che rispolvererà dal primo minuto l'ex pescarese Ragusa, Djuric e Ciano gli altri elementi del tridente, con Cascione, Chessi e il gioiellino Sensi in mediana. Sul fronte Virtus potrebbe essere il giorno di Guido Marilungo, difficile ma non del tutto improbabile un suo innesto dal primo minuto. Marilungo indosserà i panni dell'ex e tornerà nello stadio da dove è cominciato il calvario di un infortunio che per quasi un anno lo ha tenuto lontano dai campi. Ad Aversa il compito di valutarne l'impiego per una squadra che qualche limite offensivo sinora lo ha palesato. Nelle ultime due gare si sono visti anche i limiti in difesa, ma la buona notizia per il tecnico rossonero è che riavrà a disposizione Aquilanti e Capitan Mammarella, e la linea difensiva sarà quella che dà più garanzie. Diversi rebus a centrocampo, Bacinovic rivorrebbe una maglia da titolare, ma Paghera sta facendo molto bene. Bastola e Zeduardo se ne contendono un'altra. Sarà dura per una squadra che in trasferta non vince dal 13 dicembre dello scorso anno, però nulla è impossibile, è chiaro che dipende tutto da noi, non possiamo permetterci assolutamente di commettere degli errori contro una squadra così importante, e se poi alla fine i valori prevalgono e saranno più bravi di noi, gli stringeremo la mano, però nell'arco di 90-95 minuti dobbiamo cercare di rendere la partita la vita più dura possibile. Ora la Lega Pro. Sono 611 le tessere di abbonamento vendute dalla Teramo Calcio. La notizia è stata diffusa in una nota dalla società biancorossa. Intanto la squadra prepara la trasferta di domenica a Carrara. Il difensore Caidi è tornato ad allenarsi in gruppo ed ascoltiamo l'analisi del momento nelle parole del tecnico Vivarini. Vediamo. Campionato totalmente nuovo, un campionato diverso. Cioè abbiamo un'intelligatura dell'anno scorso. E secondo me in questo momento qua abbiamo ancora tanti problemi come ce l'avevamo l'anno scorso. Adesso per me il campionato passa sul fatto di poter riuscire o meno a colmare i problemi che ha questa squadra, perché se riusciamo a trovare quell'equilibrio che avevamo trovato l'anno scorso, dopo questo periodo è chiaro che ci possiamo divertire anche quest'anno. Io sono molto fiducioso perché ho una squadra anche quest'anno che il gruppo è buono ed è disposto, diciamo, a lavorare.
se riusciamo a risolvere i problemi che abbiamo adesso, ci possiamo togliere la soddisfazione dell'anno scorso. Ma Caidi, per fortuna, penso che oggi si riallenerà con la squadra, primo giorno che si riallena, quindi sta bene. Però è chiaro che dopo due vittorie è difficile cambiare, quindi l'importante è che sta bene, sta a disposizione, se c'è bisogno, insomma, lo facciamo, lo teniamo in grande considerazione. Vitturini, giocatore forte, giocatore bello, giocatore da cercare di inserire il prima possibile. Adesso lui può ricoprire per me un paio di ruoli, sia stiamo lavorando come terzino perché ha una gamba importante ed è anche qualitativamente un ragazzo che sa giocare, sa trovare le soluzioni giuste, guarda sempre le giocate che ha a disposizione, a me piace tanto. E con lo sport si conclude questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento con l'informazione torna alle 23. Buona serata.